calore. Condiziona le proprietà di ogni sostanza nell'universo. L'acciaio è così caldo da fondersi. Quando acquista energia calorica diviene incandescente, cambia colore quando si riscalda. Queste variazioni di colore sono così fisse che un esperto lavoratore dell'acciaio può dire a che temperatura esso sia soltanto guardandolo. Il calore inoltre fa espandere i metalli. Il volume delle sostanze aumenta quando esse si riscaldano, diminuisce se si raffreddano. Le linee elettriche sono in qualche modo correlate a questi meccanismi. Infatti, durante l'estate sono lasciate un po' lente, in modo che si spezzino quando in inverno verranno tirate. Il motore di un'automobile funziona grazie ai cambiamenti prodotti dal calore. All'interno di ogni cilindro, appena una miscela di gas brucia, la temperatura aumenta tremendamente. Questo causa un'espansione esplosiva dei gas che spingono il pistone giù nel cilindro, generando la potenza per far girare le ruote della vettura. Le sostanze subiscono anche un altro cambiamento al variare della temperatura. Il ghiaccio è un solido, una costruzione di cristalli. Se viene riscaldato si scioglie, trasformandosi in un liquido. Scaldandolo ancora di più, il liquido bolle, allontanandosi sotto forma di gas. Le sostanze cambiano il loro stato in funzione della loro temperatura. Molti processi di lavorazione sfruttano questi cambiamenti di stato. Piccoli frammenti di plastica, ad esempio, possono essere sciolti e poi risolidificati in un numero qualsiasi di forme più o meno complesse. Gli sghiacciatori sulle ali degli aeroplani funzionano semplicemente riscaldandosi e causando il cambiamento di stato del ghiaccio, sciogliendolo prima che possa accumularsi a livelli pericolosi. I cambiamenti di stato influenzano anche gli organismi viventi, talvolta in misura notevole. In un alveare, in una giornata calda, certe api muovono l'aria su alcune gocce d'acqua facendo evaporare quest'ultima. Appena passa dallo stato liquido a quello gassoso, l'umidità assorbe calore raffreddando l'aria nell'alveare. La temperatura inoltre influenza la velocità delle reazioni chimiche. Qui una reazione sta avendo luogo, il colore del liquido sta cambiando. Cosa accade se forniamo un po' di calore? Ora il colore cambia rapidamente, molto più velocemente che nel contenitore non riscaldato. I processi industriali spesso vengono controllati attraverso le variazioni di temperatura. Queste variazioni influenzano anche i processi vitali, come il metabolismo di un grillo. E siccome il volume del suo verso è controllato dal suo metabolismo, esso è direttamente proporzionale alla temperatura. Nell'industria della frutta, un grosso problema è che essa si guasta. Questo avviene a causa di reazioni metaboliche di organismi microscopici. A temperatura ambiente queste reazioni possono rendere la frutta inutilizzabile in una settimana circa. Ma abbassando la temperatura si riuscirà a rallentare o addirittura a bloccare queste reazioni. Ci sono molti tipi di apparecchi per misurare la temperatura. La gran parte dei termometri sfrutta le variazioni di volume che influenzano l'altezza di una colonna di liquido. Quando la temperatura aumenta, il liquido si espande, quindi la colonna diventa più alta. Ma quando la temperatura scende, la colonna si accorcia perché il volume diminuisce. Allora possiamo misurare le variazioni di temperatura, misurando il modo in cui esse influenzano l'altezza della colonna. Ma la sostanza che si usa deve poter variare il suo volume uniformemente entro i limiti della temperatura da misurare. Il mercurio si comporta così, quindi è molto utilizzato nella pratica comune. Ma perde la sua utilità nei luoghi dove la temperatura scende al di sotto dei 40 gradi, perché questo è il punto di congelamento del mercurio. Per essere utilizzato in un termometro, una sostanza non deve andare incontro a variazioni di stato nell'ambito di temperature che vogliamo considerare. Così, nell'Antartide, per esempio, gli scienziati devono usare un termometro riempito con un gas che si espande e contrae come un liquido, ma senza il pericolo di congelare, anche durante un inverno polare.
Molte diverse scale si usano per misurare la temperatura, Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Ma tutte si servono di alcuni punti fissi di riferimento. Le scale Fahrenheit e Celsius usano i punti di ebollizione e di congelamento dell'acqua. Nella scala Celsius, la temperatura alla quale l'acqua si congela è indicata come 0 gradi, invece il punto di ebollizione è individuato a 100 gradi. Ogni grado è un centesimo di questo intervallo. Nella scala Fahrenheit, l'acqua congela a 32 gradi e bolle a 212, e ogni grado è un 180esimo dell'intervallo. La scala Kelvin usa lo zero assoluto come punto fisso, cioè la temperatura alla quale teoricamente si blocca il moto cellulare completamente. Quindi l'acqua congela a 273 e bolle a 373 gradi. Tutti i termometri che abbiamo visto si basano sulle variazioni di volume, ma altri usano i cambiamenti in altre proprietà. Per esempio, quando si prepara il gelato, il miscuglio di latte e altri ingredienti viene raffreddato fino al congelamento. Ma se il miscuglio gela troppo velocemente, possono svilupparsi dei cristalli di ghiaccio che rovinano la delicata consistenza del gelato. In certe fabbriche di gelato, la temperatura è costantemente controllata con un termometro a resistenza di platino, un termistore. All'interno c'è una bobina di filo di platino. Una corrente elettrica passa attraverso la bobina. Quando la bobina viene introdotta nel miscuglio di gelato che si sta gelando, subito arriva alla stessa temperatura. Ma se cambia la sua temperatura, cambia anche la sua resistenza elettrica. Ed è questo che il termometro a resistenza di platino o termistore misura per monitorare la temperatura del gelato, le variazioni nella resistenza.